Vedendo questa finanziaria, obiettivamente, al di là del discorso del cuneo fiscale, quello che mi lascia perplesso sono i fondi che sono stati destinati per la copertura di questi 11 miliardi di dispari. Francamente mi sembrano abbastanza aleatori. Fra l'altro, ovviamente, questa finanziaria andrà poi in Europa, andrà a subire l'esame europeo. Non c'è il pericolo che, vista l'inconsistenza di queste coperture, rischiamo di beccarci le tasse sulla benzina, l'IRPEF, la clausola di garanzia, diciamo, ecco, questo. Non c'è questo rischio? Io non penso che ci sia nessuna procedura di infrazione, questa è una legge solidissima perché non si muove poco, le coperture ci sono, non ci sono, vediamo in Parlamento anche perché alcune cose sono affidate alle parti sociali, però la movimentazione veramente è minima. C'è da capire una cosa che è stata accennata, non ho letto ancora bene il testo, però questa riflessione sui soldi esportati in Svizzera quando la vogliono far entrare, perché questo è un tema ballerino, questo è un tema importantissimo. Perché voi sapete che in Svizzera ci sono decine di miliardi di euro nascosti e trafugati. Lì c'era il progetto della convenzione con la Svizzera che io ho seguito molto attentamente, che abbiamo lasciato correre perché non erano, non eravamo convinti, Bersani era un po' contrario, no? Vi ricordate il tacchino sul tetto, era quell'episodio, quel famoso scambio, Renzi diceva facciamo la convenzione, Bersani disse no, voglio lo scambio di informazioni. Solo che per lo scambio di informazioni con la Svizzera ci vuole molto tempo. E questa cosa non è partita, ma la cosa incredibile per dirvi con chi siamo alleati e per anche le mie perplessità è che i Brunetti in campagna elettorale spiegò che loro avrebbero restituito l'IMU, cioè quindi 4 miliardi più 4, grazie al fatto che facevamo questa convenzione con la Svizzera che avrebbe fruttato 25 miliardi di euro, che non è vero, cioè questa cosa ve la assicuro, per dire che, e lì c'era scritto, addirittura in quel programma, io sono andato a riguardarmelo, c'era anche il fatto che loro avrebbero tagliato la spesa pubblica per 16 miliardi all'anno. C'era scritto che alla fine, visto che fatica a tagliarne due, no? Perché poi non dove metti sbagli, no? Dove metti le mani sbagli. Per dire che ci sono molte favole intorno alla politica italiana. Una cosa mi sento di poter garantire, che questo governo, quel riferimento con l'Europa c'è anche, perché noi abbiamo un ministro come Saccomanni che è molto vicino a un signore molto più importante che si chiama Draghi. Quindi secondo me un po' di indicazione gliela date. Il problema è cosa riusciamo a fare di diverso, di altro, non meno, più di così, perché in quello schema rimaniamo fissi. Non so se ti ho risposto, Sì, ti vabbè. pongo un messaggio di speranza, se ci sono altre domande, dei segnali bisogna darli, ce ne sono. In tutta Europa c'è un reddito minimo, da noi non se ne può parlare, in campagna elettorale ne parlava solo Grillo esagerando col reddito di cittadinanza, però quello è uno strumento, che un ammortizzatore, un sostegno al reddito universale che noi dobbiamo incominciare a porci perché stiamo usando degli strumenti fino a logorarli come la cassa integrazione che è stirata in tutti i modi, è derogata, i giovani non hanno nessun ammortizzatore e quel precariato che tu denunciavi mi consente di dire una cosa in cui credo da quando il precariato è incominciato che ero ragazzino io, perché ormai sono vecchi anche i precari, non c'è più un fatto generazionale, ormai i quarantenni sono stati sempre precari oppure che alla fine aver creato questa flessibilità senza garanzie, senza diritti, ha indebolito tutta la filiera del lavoro. E questo a me me lo insegnavano quando ero piccolo, che quando tu togli il diritto a un lavoratore lo stai togliendo a tutti gli altri e che la rappresentazione precari contro garantiti era una presa in giro, ma però quante poche persone, quanti pochi dirigenti politici l'hanno detta questa cosa in questi anni? Quasi nessuno. E mi ricordo che quando introducemmo la flessibilità, io c'avevo una senatrice allora che stava nel mio collegio, ero segretario del partito a Monza, e giravamo con una pandina, lei aveva un megafono e diceva abbiamo fatto la flessibilità ma adesso facciamo la riforma degli ammortizzatori. Era il 2001, ragazzi, abbiamo perso 12 anni abbondanti, abbiamo fatto milioni di convegni, abbiamo sprecato le occasioni quando c'erano le risorse per dare nuovi diritti, garanzie economiche ai lavoratori, perché adesso si parla molto di Alitalia, ma vi ricordate che c'era Tito Boeri che quando hanno fatto il pasticcio dell'Alitalia, la volta prima scriveva quei 5 miliardi, 4 miliardi potevate usarli per le riforme del lavoro. Vi ricordate, c'era un articolo al giorno su Repubblica, mi ha colpito in questi giorni di tornare con la stessa storia che c'è il prestito ponte, le poste, questa roba delle poste in Alitalia. Se non fosse una tragedia sarebbe anche da ridere, perché voi dice strategico, perché le poste spediscono. Che livello altissimo, no? Comunque
con gli altri delle ferrovie, con gli aerei, cioè è un paese anche creativo il nostro, però il problema è che sei sulla pelle delle persone che stiamo facendo queste riflessioni. Per cui anche su questo, in questa manovra c'è un primo esperimento sul reddito minimo, insomma bisogna essere più determinati, anche questa è una cosa che in Europa hanno già, mi spiego, cioè noi in Europa vogliamo starci, però in Europa il reddito minimo ce l'hanno tutti, allora ci vogliamo capire su che qual è il punto d'incontro, cioè chiedeteci sacrifici sulla spesa pubblica, sull'inefficienza, sul recupero del debito, tutte le cose giuste che ci hanno chiesto, che noi eravamo un paese sbandati. Però adesso, quello lo mettiamo a posto, le cose che avete di bello voi in Europa in termini di diritti civili o materiali, no, di sociali, ce li prestate, ce li fate avere anche a noi o no? Questo deve essere il dibattito delle europee, altrimenti rimaniamo il paese che siamo, che non funziona. Da ultimo...